Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. In questa puntata parleremo rapidamente di come redigere il piano editoriale che sarà utile sia per il vostro blog o i vostri blog, quanto per il canale di YouTube che molto probabilmente avrete aperto a sostegno del blog per allargare i servizi, ad esempio per podcasting. Fissiamo alcune definizioni in modo da intendersi subito. La linea editoriale sono gli argomenti di cui voi volete andare a discutere, perché sono i temi su cui siete più ferrati, oppure argomenti che vi appassionano di più. Avete valutato a vostro giudizio, dopo aver mappato i vostri competitor diretti dalla SERP di Google, che i siti, blog o filmati di YouTube che trattano già le stesse vostre tematiche, obiettivamente, a vostro giudizio personale, o non hanno contenuti di qualità, oppure pensate che voi potrete fare di meglio, oppure immaginate che potete strappar loro un po' di traffico rielaborando gli stessi contenuti, proponendo però un diverso punto di vista, magari più interessante. La linea editoriale, una volta tracciata, è data, fornisce i tag per il blog di cui voi andrete a parlare creando bloggate. Preferibile usare i tag piuttosto che le categorie nei post dei blog. Quando invece convertirete il contenuto del blog in formato podcast, il tag dovrà essere convertito in un titolo e categorie e descrizioni per YouTube in un italiano fluente, in cui farete la sintesi del contenuto del podcast usando quelle parole chiave che ripeterete in modo naturale dentro praticamente la descrizione e poi anche nel campo categorie tag in YouTube. Ovviamente questi campi vanno selezionati opportunamente, facendo praticamente attenzione, magari aiutandosi con quello che si trova su Google Trend oppure su AnswerThePublic, sempre in relazione compatibilmente con la linea editoriale, cioè con i vostri interessi e argomenti su cui voi siete più ferrati oppure che vi appassionano di più. Questo procedimento, reiterato più volte, genera caos e non vi permetterà di avere il controllo della situazione. Per questo vi occorre un piano editoriale. Il piano editoriale è necessario ad un blog per calendarizzare le bloggate sugli argomenti di cui voi andrete a parlare. Sono i post evergreen, ossia le fondamenta del blog. Il piano editoriale è quindi uno strumento per sapere di cosa si è già parlato e di cosa si discuterà nel futuro. Lo si può fare con un database oppure anche con uno spreadsheet. Quest'ultimo è a mio avviso migliore perché vi permetterà anche di fare più comodamente delle elaborazioni quantitative sui post. Date densità di argomenti trattati in termini percentuali. Quindi, colonna della data di pubblicazione, titolo della bloggata, tag. Potete aggiungere anche il campo delle parole chiave. Potete aggiungere anche il campo del podcasting, ossia se quel contenuto è stato convertito in un podcast. Potete usare lo stesso file sotto spreadsheet per monitorizzare anche le visualizzazioni delle playlist che avete creato sul canale YouTube a sostegno del blog, quanto per fare appunto delle classifiche, ad esempio sui 5 migliori video per view assoluti, le 3 migliori playlist per view cumulate, la playlist che ha i maggiori view in termini relativi, ossia totale view della playlist diviso il numero di files, e infine la classifica dei 5 migliori video condizionati alla playlist con maggiori view relativi. Queste brevi classifiche vi aiuteranno rapidamente a tenere traccia di quali sono i format che funzionano,
quali sono i filmati che non funzionano o quali sono i peggiori, come provare a correggere i propri contenuti senza però snaturare la propria linea editoriale, che ricordo è data e deve rimanere data perché rappresenta i vostri interessi. È vero che il pubblico segue tendenze e il trend is your friend, ma è anche vero che il pubblico lo si crea su certi temi, specie se l'attività in YouTube non è professionale e quindi non è costretta per ragioni finanziarie a seguire l'onda dei trend. Lo strumento del piano editoriale vi servirà per gestire un blog, lo potrete applicare anche ad un canale YouTube. Tuttavia, la migliore sinergia, a mio avviso, la si sviluppa tra blog più canale YouTube. Il blog sarà una miniera inesauribile di argomenti che concretizzerà i vostri interessi tramite la forma scritta e vi permetterà di razionalizzare pensieri ed argomenti in modo strutturato, organico e sistemico, ossia pensato, in modo attento. Questi contenuti vi permetteranno di riciclare, ovviamente, i vari post in podcast o come sintesi, oppure leggendoli, oppure mescolando anche varie bloggate per generare un nuovo contenuto da proporre in formato podcast. Tuttavia, senza la forma scritta, a mio avviso, la versione di un podcast sarebbe improvvisata, superficiale, estemporanea, finendo per essere solo una grande manifestazione del proprio ego, una grande vetrina specchiata sul mondo per compiacere un po' il proprio edonismo, e dove i contenuti del podcast potrebbero essere solo un aspetto minoritario. Questo è un grave errore, perché in YouTube gli utenti che decideranno di visionare il vostro video, se lo faranno, faranno per i contenuti. La vostra presenza in pista video è utile e necessaria, ma solo come personal branding e per mantenere accesa l'attenzione degli utenti. Ma in ultima analisi è il contenuto del podcast, derivato ad esempio dalle bloggate, che deve avere una propria forza e calamitare la vostra nicchia di utenza. Se esistesse una forte differenza tra titolo e descrizione del video in YouTube e suo contenuto, oltre ad essere puniti legittimamente da YouTube, finirete per deludere anche i vostri potenziali utenti, che chiuderebbero subito il file in YouTube, in quanto ai loro occhi appare off topic, oppure privo di informazioni degne d'essere ascoltate, oppure semplicemente noioso. Per evitare questi rischi c'è appunto il piano editoriale, che è uno strumento fondamentale e su cui occorre investire un po' di proprio tempo con cui pianificare post e programmare podcast. Io spero che questa lunga chiacchierata vi sia stata utile. Un saluto, ciao, alla prossima.